Ciao ragazzi, oggi vi presento un altro video con le solite modalità di esecuzione, cioè 50 secondi di lavoro per ogni stazione, 5 stazioni e un minuto di pausa tra un giro del circuito e quello successivo, lo ripetiamo 3 volte o più per chi vuole e buon divertimento a tutti. Allora, traspirazione e esercizi, come avete visto anche questo circuito sa essere intenso. Il primo esercizio l'abbiamo fatto con l'utilizzo di due manubri, possono essere anche due bottiglie d'acqua, due borse, qualcosa che sia di pari peso, così non ci si sbilancia e ci riesce a fare il movimento in maniera corretta senza avere problemi fisici per la nostra colonna vertebrale. Scendiamo in squat. Ah, scusate, i piedi aperti contro le spalle, se volete l'avampiede leggermente extraruotato, quindi verso fuori, leggermente, non troppo. Da qui scendiamo cercando di non portare il ginocchio davanti, oltre i piedi. Schiena dritta, mi raccomando, sempre schiena dritta. Saliamo fuori l'aria. Salendo, completiamo di buttare fuori l'aria quando saliamo su i polpacci. Torniamo giù, prendendo aria, fuori di nuovo e via a seguire. Più facile senza peso, più difficile con tutti i pesi che volete. Ok, prossimo esercizio. L'abbiamo fatto a terra in posizione di piegamento. Braccia tese, spalle ben incassate. Tenete teso la parte addominale. Attenti a non inarcare. Da qui, un piede avanti e via alternando. La respirazione in questo esercizio è un po' come viene, l'importante è tenere la parte del tronco ben rigida per non avere dolori lombari. Per quanto riguarda il terzo esercizio, possiamo dire che è assai difficile perché è richiesto uno sforzo anche da un punto di vista di equilibrio. È similare a un affondo posteriore, con una differenza che non andiamo ad appoggiare prima il piede dietro e scendiamo, ma bensì invece andiamo a portare la gamba indietro e mentre la arretriamo, già scendiamo su quella che sta davanti anteriormente.
E la gamba che va dietro, il piede, va, se possibile, a toccare appena il suolo e non a fare un affondo pesante, un appoggio pesante. Quindi è più una, come dicevo, una questione di equilibrio. Conviene farlo lentamente, se lo si fa lentamente si può andare a vedere di, cioè, si può cercare di appoggiare quasi solo il dito, l'avampiede, in maniera lenta e leggera per controllare il movimento. Mentre scendiamo, ruotiamo il busto e andiamo a incrociare con la gamba che va in appoggio. Più ruotiamo e più sentiamo lavorare sull'interno coscia. Quando arretriamo, vi ricordo questo, non portate la gamba proprio dietro di voi, portatela leggermente in diavanale, vi aiuterà ad avere un baricentro migliore. Per la respirazione, fuori l'aria quando si va su e si prende l'aria quando si scende. Ovviamente, io vi dico, è meglio farlo lentamente per avere un baricentro, per così dire, più stabilità. E quindi se si fa più lentamente, di conseguenza anche la respirazione dovrà essere adeguata, fatta un po' più, magari più lenta. Il quarto esercizio è un esercizio che abbiamo già visto più volte, un esercizio per i lombari. Ci posizioniamo a terra, mani alle tempie, da qui con le gambe se possibile le teniamo già alzate o volendo le usiamo insieme alle braccia per fletterci, buttando fuori l'aria. Andiamo giù, prendiamo aria, portiamo su, la buttiamo fuori. Per renderlo più difficile, per chi volesse, ma vi dico che fare 50 secondi di questo lavoro è già di per sé difficile. Una cosa corretta e che rende anche più difficile l'esercizio è appunto tenere la pancia in dentro quando stiamo giù in appoggio, quindi cercate di contrarre l'addominale. Più l'addominale è contratto, più farà resistenza al movimento di flessione. Il quinto esercizio è un esercizio, questo abbastanza interessante, sono dei piegamenti normali, con però una modifica, si va a fare un tap, un battito sulla coscia quando abbiamo eseguito il piegamento. Io vi consiglio una posizione delle gambe ben aperta, si scende prendendo aria, si sale e si va a battere. Sicuramente la posizione delle mani non sarà facile metterle dove erano precedentemente. L'importante è avere un buon baricentro, spalle tenete basse e vi raccomando, contraete l'addominale e se possibile anche quadricipiti, le cosce e i glutei. Più facile, sicuramente perché fare un esercizio così 50 secondi per 3-4 volte è assai difficile, andiamo in appoggio sulle ginocchia. Anche in questo caso vi consiglio le ginocchia un po' più larghe. Da qui questo è quanto per questo esercizio. Bene, spero che anche oggi vi siate divertiti, che questi esercizi siano utili per tonificarvi e scaricare lo stress quotidiano. E ci si vede la prossima volta. Ciao!